Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo con Pasquale Diaferia, che è Creative Chairman, scrittore, giornalista e pubblicitario. Pasquale Diaferia è autore di famose pubblicità da Braille, Barilla, Claire, Moschino, Olivetti, ne ha fatte davvero tantissime, poi magari vedremo qualche esempio, ma soprattutto è anche un grande innovatore in termini di comunicazione. Infatti con lui oggi parleremo appunto di Mixed Creativity. Ecco, prima di parlare dell'argomento di oggi, avrei chiesto a Pasquale se ha voglia di presentarsi un attimo e raccontarci un po' chi è, cosa l'ha portato nel settore della comunicazione e della pubblicità in generale. Allora, Pasquale Diaferia è un ragazzo che ha cominciato a scrivere da piccolo, si è accorto che, come dire, gli piaceva scrivere e le persone, come dire, avevano piacere a leggere quello che lui scriveva. Già nelle medie, diciamo, questa cosa succedeva. Non pensavo potesse diventare un lavoro. Quando poi a 16 anni e mezzo degli amici mi hanno coinvolto in un'avventura di all'epoca si chiamavano Radio Pirata, erano le prime radio private che oggi, diciamo, lì c'è tutta una generazione che arriva fino a Amadeus e Linus, di ragazzi più giovani che facevano la radio, mettevano i dischi e dicevano che ora era. Io invece, che ero un po' più sciocco, scrivevo per i miei colleghi, facevo le mie trasmissioni, scrivevo radiosceneggiati. Morale, io a 16 anni e mezzo ero già un professionista, non lo sapevo perché venivo pagato in mille maniere diverse, però questa cosa mi ha permesso di fare questo, le radio, qualche esperienza con le prime televisioni private, perfino a Milano 2 con Tele Milano 2 che era quella che poi sarebbe diventata Canale 5. Ho fatto tante cose da assistente, da autore, da scemo del gruppo, che mi hanno portato poi anni dopo a essere, come dire, identificato come uno di quelli che potevano fare gli spot da 5 secondi, che all'inizio degli anni 80 era la cosa più strana del mondo, perché c'era tutta la generazione di autori di carosello che aveva bisogno di 3 minuti e poi c'eravamo noi giovani che sapevamo fare le cose in 5 secondi. È nato da lì questo percorso che mi ha portato nelle più grandi agenzie. Ho cominciato alla J. Walter Thompson, che all'epoca era la seconda agenzia d'Italia, mi ha portato alla Saatchi, mi ha portato alla Ogilvy, cioè tutte agenzie dove sono stato formato culturalmente, perché anche la comunicazione commerciale è cultura, e lì ho fatto questi grandi salti in avanti che mi hanno portato poi a diventare direttore creativo a 31 anni e poi dopo la Young Rubicam, la direzione creativa della Young Rubicam, l'ho visto, grazie. Dopo la direzione creativa della Young Rubicam a come dire, diventare un indipendente perché ero convinto che questo mestiere si facesse meglio da autore che non impiegato come spesso sono quelli delle agenzie. Che cos'è la Mixed Creativity e diciamo sì, quali sono i suoi concetti chiave? Diciamo che la creativity c'è sempre stata e esplosa negli ultimi anni, un po' per merito di Luciano Floridi, un po' per il fatto che ormai le aziende devono diventare loro stesse, come dire, media company, cioè le aziende non vendono più dei prodotti, le aziende vendono delle esperienze, vendono della cultura, vendono un modo di pensare e questo ha obbligato sia le aziende che tutto il mondo della comunicazione a cambiare completamente il principio. Cioè, una volta bastava mettere uno spot prima di un telegiornale e con 8 passaggi raggiungevi l'80% della popolazione. Oggi la popolazione, come dire, non solo non guarda più un solo canale, non guarda più un solo media, non usa più un solo strumento, ma la dieta mediatica è molto variata, ma soprattutto le persone sono autori esse stessi, i consumatori sono prima di tutto autori. E questo ha dovuto generare un cambiamento clamoroso, cioè le marche si sono dovute, come dire, orientare a un dialogo e i professionisti della comunicazione hanno dovuto cominciare a diventare delle specie di mediatori culturali, cioè prendono quello che fanno le marche e le aziende, lo portano ai consumatori, continuando a confrontarsi, cioè ascoltando e facendo un botta e risposta. Questo ovviamente ha cambiato la figura demiurgica dell'autore che scriveva un libro, lo metteva in libreria e andava al mare. Oggi un copywriter, ma anche uno scrittore, uno sceneggiatore come un regista pubblicitario devono continuamente reinventarsi. Questa è la mixed creativity, la capacità di percorrere tutti gli strumenti, confrontandosi con consumatori che non guardano solo la televisione, o ascoltano la radio, o leggono un giornale, ma fanno tutto questo in contemporanea e con strumenti digitali. E come applichi la mixed creativity al tuo ruolo attuale? Allora, io molto semplicemente continuo a fare quello che facevo quando avevo 16 anni e mezzo,
Cioè io mi interesso a tutto, la curiosità è il primo drive, insieme all'invidia, perché l'altro sano sentimento di un autore è vedere un altro che ha fatto una cosa meravigliosa e dire, porca miseria, che bello, ma perché non l'ho fatto io? E quindi a studiare che cosa ha combinato. Ma prima dell'invidia sana c'è la curiosità, cioè la capacità di guardare tutto, di ascoltare tutti. Io ricordo per esempio Marco Mignani, che era un famoso copywriter, che diceva: ricordatevi di prendere, anche se adesso avete fatto i soldi, ricordatevi di prendere il tram ogni tanto, perché quello che si dicono le persone sul tram voi non lo immaginerete mai, ed è meglio sentirlo, che così vi aiuta. Ripeto, creatività è stare sui social, come andare al mercato a fare la spesa e andare allo stadio, come andare al cinema e leggere i fumetti e andare in un museo di arte classica. Se tu non fai tutto questo tutti i giorni, dopo un po' cominci a diventare solo te stesso, a essere un po', come dire, una esile piantina che si ripete e che fa sempre lo stesso frutto. Come è cambiata la comunicazione, diciamo, sì, rispetto a qualche tempo fa, ma più nello specifico ti chiederei cosa vuol dire oggi fare una comunicazione di valore, una comunicazione fatta bene, che porti valore aggiunto? La comunicazione ha sempre portato valore, cioè quello che ci si dimentica è che non è che adesso si fa della comunicazione di valore perché siamo costretti dai tempi moderni, cioè da sempre la comunicazione dà valore, aggiunge valore o addirittura lo crea dal nulla. Non dimenticate che una lattina di Coca-Cola, un telefonino, piuttosto che un'automobile, sono oggetti inanimati esattamente come un sasso, una felce o un bullone. Semplicemente, come dire, li carichiamo con la comunicazione di valori. Ma la cosa fantastica è che mentre prima si caricava di valore il prodotto, oggi il prodotto è la marca, meglio la marca che il prodotto. Oggi il vero grande problema è che non basta più caricare di valore una marca, ma è la marca che deve farsi interprete del valore che i consumatori vogliono ritrovare nella società. Questo è stato, come dire, accelerato dalla generazione millennial. Non a caso i millennial non comprano le macchine, non comprano casa, sono dei consumatori molto cinici, sono i figli di Naomi Klein e come dire, di tutto quel movimento che ai fine secolo inizio ha cambiato la comunicazione. Oggi un prodotto è un'azienda, oggi una marca è l'azienda che sta dietro, devono proporre valore non solo quel singolo oggetto, ma nell'impatto con la società. Ecco che arriva il brand activism, ecco che arriva la sensibilità ecologica e ambientalista delle aziende. Cioè, oggi nessuno può dire io ti do un prodotto che costa poco, perché se questo prodotto inquina, schiavizza e crea dei problemi, ci sarà una generazione di consumatori che non comprerà quel prodotto. Quindi tu prima devi assicurare azienda e marca sul tuo valore etico, sul tuo modo di entrare nella società e poi arriva tutto il resto. Pensate solo a quello che ha fatto Nike con Kaepernick, con l'inginocchiarsi davanti durante l'ascolto dell'inno nazionale e con tutta la campagna Black Lives Matter. Cioè, un'azienda ha trasformato l'impresa sportiva in un'impresa etica. Kaepernick ha pagato, è stato da solo all'inizio. Oggi vedete che anche agli europei ci sono intere squadre che si inginocchiano. E tutto questo fa parte del valore di una marca, del valore di un'azienda, che in questo caso è Nike. In Italia siamo un po' lenti a capire questo, le aziende italiane fanno finta di non capirlo, ma nel mondo questo è un fenomeno ormai passato. Ecco, questo è il problema del valore, non è più dire il mio prodotto è più bello, il mio detersivo lava più bianco del tuo. Il problema è il mio detersivo ha esattamente gli stessi principi che hai tu, caro consumatore, ha gli stessi valori morali e etici e sta nel mondo esattamente come tu ci stai. Oggi poi ci sono tantissime svariate, soprattutto si sono aperte nuove modalità di comunicazione e di conseguenza di possibilità di fare pubblicità, quindi di usare questi canali di comunicazione. Quindi dagli advertising, abbiamo il video, poi con i social network si sono aperti a infinite nuove possibilità di comunicare e di fare pubblicità. Ti chiederei banalmente, sì, un po' quale preferisci, magari anche rispetto al periodo attuale, perché immagino che Sì, poi vada un sì, sì. po'. Io più che un problema di canali, io, come dire, ho una preferenza personale proprio perché vengo da una generazione fortunata che aveva grandi budget da mettere in televisione. Quindi noi avevamo una frequenza che ci rendeva facile il lavoro. Io ho iniziato lavorando su Shampoo Clair, che praticamente in ogni break pubblicitario c'era uno spot di Shampoo Clair. Quindi è, virgolette, facile fare pubblicità a un prodotto quando questo prodotto è così ossessivo.
Diciamo che nel passare degli anni, e non a caso proprio su Clear, avevo iniziato ad applicare questo perché per Shampoo Clear abbiamo fatto una campagna, una famosa campagna con fumettisti, Manara, Pazienza, Crepax, eccetera, proprio per superare, perché eravamo giovani e abbiamo proposto all'azienda di non fare solo televisione e spot invasivi, ma di costruire storie vicine ai consumatori. Già a metà anni 80 pensavamo questa cosa. Oggi la vera grande differenza la fanno i professionisti che sono capaci di prendere marche piccole, ma anche marche grandi di aziende grandi e riuscire a fare comunicazione di valore senza fare media buying, ma il famoso media earned. Ecco, a me piace questo, piace fare delle azioni che sono talmente interessanti, talmente belle, talmente originali che si conquistano lo spazio nei telegiornali, sui giornali, sui social network perché sono di valore. Addirittura in alcuni casi non sembra neanche che sia pubblicità, oppure se lo capisci che è pubblicità, però la condividi. Questa è la parte più bella perché tu ci devi mettere molta testa, l'azienda deve correre dei rischi perché non è mai così facile, è più facile comprare gli spazi e metterci quello che vuoi tu, ma soprattutto se questa cosa funziona, tu non solo guadagni media, ma guadagni condivisione, cioè è la gente che te la diffonde. Questo è il massimo risultato che secondo me può ottenere un autore pubblicitario, che fare una cosa talmente bella, originale, stimolante e di valore che la gente se la prende e la diffonde. Cioè, diventano loro gli ambasciatori della tua pubblicità. Ovviamente è molto rischioso, è molto difficile, è più facile proporlo a aziende che hanno budget molto piccoli perché tu gli moltiplichi questo budget, che non ad aziende che hanno dei budget molto corposi perché potresti moltiplicare il loro budget corposo, ma potresti anche danneggiarli. E questo chiaramente c'è quella componente di rischio che però, ripeto, fa parte di questo mestiere. Il grande Machado, l'uomo di Burger King, che ha reso Burger King la marca straordinaria che è in questo momento nel mondo, diceva sempre: se non sei disposto a correre rischi, non riuscirai mai a fare una comunicazione davvero importante. Oggi Machado ha abbandonato la pubblicità, è andato a lavorare in un'azienda di videogiochi, è un brutto segnale, l'ho già scritto anche su qualche giornale, per il nostro mondo, perché se un grande direttore marketing, un grande cliente, va in un altro mondo, esce dalla pubblicità e va nei videogiochi, vuol dire che la pubblicità ha qualche problema culturale, strutturale, prima che di investimenti. Vuoi condividerci qualche tuo esempio specifico in particolare di tutti quelli che hai fatto qui? Io ho questa bellissima operazione fatta nel 2007 per RCS, che è il lancio di Californication in Italia. Io allora lavoravo per Rizzoli, Corriere della Sera, ero la loro agenzia per le televisioni, per il Corriere, eccetera. A un certo punto arriva questo telefilm che si chiama Californication, su cui non c'è un budget, è un grande successo negli straordinari, successo negli ascolti, e il ritorno di Duchovny, che è quello che aveva fatto X-Files alla televisione. Però il problema è che arriva a metà stagione, non ci sono i soldi, è una cosa che poi verrà condivisa dopo qualche mese anche con una rete generalista, quindi mi chiedono di fare qualcosa senza budget, tranne una piccola campagna a affissioni sui tram. E lì ci inventiamo proprio perché quello che ti dicevo prima, bisogna guadagnarsi il media, anche se sei un editore, ti devi guadagnare il media. Ci inventiamo un'operazione molto carina che si chiama The Bra Invasion e per la prima volta in Italia si fa un'operazione, come dire, compatta, cioè si prendono delle persone che vanno a distribuire a Milano e a Roma, il primo giorno 15.000 reggiseni a Milano, 15.000 reggiseni a Roma, li appendono nei mezzi pubblici, in metro, in mezzo alla strada, alle cassette delle poste, ma contemporaneamente mandiamo in giro delle squadre che filmano tutto questo e lo pubblicano sui social network, su un canale YouTube, poi sui social network, tutto in forma autonoma. La cosa bellissima di questa operazione è che il giorno dopo poi viene distribuito con una grande quantità di reggiseni con un piccolo tag attaccato che diceva Californication giovedì alle 21 su questo canale di RCS, su Jimmy. La cosa meravigliosa è che nella notte tra la prima parte dell'azione e la seconda parte dell'azione, grazie anche a tutte le attività social che non sono i social di oggi, erano molto più piccoli, però erano assolutamente significativi, decine e decine di testate e di televisioni, in particolare studio aperto, cascano in questa trappola e fanno dei servizi che citano: ma che cosa è successo? Ma perché? Addirittura sembrava veramente un'installazione di arte moderna. Io ho fatto la prima a Marciacchini a Milano, alla stazione del metro, il primo metro vuoto. Noi l'abbiamo riempito di tutti questi segni appesi ai mancorrenti ed era di una bellezza quasi artistica, oserei dire. Fantastico, sì. Questa cosa però porta decine e decine di giornalisti a fare dei pezzi, in particolare uno sul Corriere della Sera, in prima pagina, fa un articolo su questi reggiseni dicendo: è un momento di crisi perché era
appunto, è un momento in cui sta esplodendo la crisi dei subprime, è un momento di crisi invece di distribuire, i reggiseni dovrebbero distribuire pacchi di pasta e di riso. Immaginatevi quel giornalista quando la mattina dopo, col pezzo ormai uscito, prende lo stesso metro e scopre che quella roba lì è una pubblicità della sua casa editrice. Cioè lui ha praticamente No, insultato il suo amministratore delegato. Quindi senti, telefonata di questo che mi dice: ma voi dovevate farmelo sapere. Sì, ma se te lo facevo sapere non avresti mai scritto il pezzo. Vabbè. E pensate che quello stesso giorno Repubblica, cioè il giornale concorrente, pubblica come foto del giorno su Repubblica.it la foto di un prete che a Roma si è seduto con questo reggiseno rosa che gli pencola sotto la sedia. E anche lui è il fantastico. concorrente che ti fa pubblicità. Cioè è il bello di queste attività, come dire, fuori dagli schemi. E questa io la cito sempre come una meravigliosa esperienza. Sempre nello stesso mondo, perché ripeto, è facile dire ho scritto Toglietemi tutto ma non il mio braille, ho fatto le campagne a fumetti di Clear, ho lanciato Barchetta Web, cioè quelle sono cose, virgolette, facili. Hai tanto denaro a disposizione, hai spazi televisivi, frequenza e ripetitività. La stessa cosa succede 10 anni dopo con Klaus Davi e la Fenninger. Facciamo una campagna di guerriglia antimafia che parte da un processo che c'è a Reggio Calabria di cui i media non parlano, su cui viene fatto il bacio a Stato Mafia, facciamo le affissioni a Palermo e a Reggio Calabria con le facce dei boss mafiosi, Matteo Messina Denaro, Rocco Morabito, eccetera, travestiti da femminelle, travestiti da donne, perché così fanno i boss per uscire di casa, si vestono da donna, perché sennò i carabinieri li arresterebbero subito. E poi facciamo un'attività a Roma in cui denunciamo che l''ndrangheta a Roma fattura 54 miliardi, campagna fissione sul metro a Roma, meravigliosa, che però non va in onda, offerta da un centro media, non va in onda perché un funzionario della Giunta Raggi blocca questa cosa. E la cosa meravigliosa è che la campagna fissioni non esce, ma tutti i giornali, dal Messaggero, addirittura Vice Ministri, ne parlano, ottenendo esattamente il risultato che noi volevamo ottenere. Allora, questi sono i mondi che io adoro, quelli in cui metti insieme il civil advertising, su cui io poi ho fatto nel 2014 un TED proprio a Bergamo, che se volete andarvi a vedere ancora oggi è un grande classico. Ecco, lì dentro c'è anche un'altra operazione, se vi andate a vedere quel TED, che io adoro, che è questo film fatto sull'esortazione alla bellezza di Peppino Impastato per una piccola marca di occhiali di un imprenditore trentenni che, come dire, è stato girato quasi con grande slancio economico da un regista produttore che è Giovanni Bedeschi, diciamo a un costo assolutamente competitivo perché questi erano spazi che erano stati regalati da una concessionaria al cliente in cambio merce, solo per Natale, solo per una piccola campagna di Natale. Invece di fare gli auguri come voleva fare il cliente, noi gli abbiamo detto, e ritorniamo al tema del valore, facciamo una campagna in cui diciamo che voi siete un'azienda di trentenni che ama la legalità, che ama Peppino Impastato e i suoi valori. La cosa bellissima è che questa campagna è stata fatta, ha avuto un grande successo, è stata citata più volte sui giornali, ma soprattutto ci ha portati a uno scontro con la famiglia Impastato. Che quando hanno visto questa cosa hanno detto: no, qui state mercificando Peppino. Abbiamo impiegato 3 mesi, numerose interviste, siamo finiti in tutti i telegiornali, ma l'8 di marzo dell'anno dopo sono andato a Cinisi a un convegno su Peppino Impastato, l'icona è la realtà, e ho raccontato a loro che noi abbiamo fatto quello che era stato fatto per Martin Luther King, per Mahatma Gandhi, per tutti i grandi pensatori che sono stati presi dalla pubblicità come esempio, non per vendere un prodotto, ma per dire noi la pensiamo esattamente così. Ecco, questo è forse, come dire, la cima più alta, quasi più del premio Borsellino che ci hanno dato per le campagne che ho citato prima, fatte con Klaus Davi e Patrizia. Quella operazione, perché poi è stata la oggi non voglio dire che sono il miglior amico di Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, ma comunque io lavoro e faccio cose per la famiglia Impastato e la loro fondazione perché abbiamo fatto una campagna, virgolette, illegale, ma in realtà era legalissima perché se tu citi le idee di una persona e non le colleghi a un atto di vendita, stai facendo civil advertising, cioè stai dicendo io credo in questi valori, io sono una marca e sono vicino a te che condividi questi valori.
Quali sono le maggiori sfide del tuo lavoro e come le risolvi poi di conseguenza? Allora, le sfide di questo lavoro sono il rischiare di fare qualcosa che ha già fatto qualcun altro, questo ormai con la enorme quantità di annunci e di attività che vengono fatte nel mondo è diverso rispetto ai tempi di Omero, dove erano tre quelli che scrivevano. Oggi è chiaro che tu hai una enorme quantità di autori capaci di usare una telecamera, capaci di usare una macchina fotografica, capaci di usare una macchina da scrivere, un computer. E quindi quello è il grande pericolo, che tu fai una cosa che magari a 8.000 km di distanza è stata o già fatta o fatta proprio in quel momento, perché questa è una delle cose, diciamo, la mia esperienza, adesso comincio ad avere qualche anno, è che ci sono dei momenti in cui le idee galleggiano, secondo me, nell'aria, nel mondo, e il primo che l'accoglie l'ha colta, ma poi arrivano gli altri, però ci sono proprio delle cose, vedevo qualche mese fa abbiamo fatto un'attività su un tema, su un key visual, e poi questo key visual improvvisamente è finito in prima pagina sul New York Times, ci ha fatto la copertina l'Economist, poi ci ha fatto la copertina il New Yorker, e tutti abbiamo detto: oh ragazzi, ma è pazzesco, cioè non è che io sono capace di influenzare il New Yorker. E il cliente non aveva ancora approvato, e noi gli abbiamo detto: se non la provi in fretta, questa cosa rischia di diventare vecchia. Il cliente non l'ha approvata, infatti non l'abbiamo più fatta, perché ormai sono passati 6 mesi e già quella cosa è già vecchia, è già stata vista. Quindi questa è la vera tragedia, che come per gli artisti, come per i musicisti, tu puoi avere una grande intuizione e poi puff, arrivi troppo tardi. Come diceva Ridley Scott, il grande problema è quando sei troppo in anticipo, anche quello è lo stesso problema, cioè è esattamente come arrivare troppo tardi. Quando sei troppo in anticipo magari non riesci a venderla. Questo è un vero grande tema del mestiere in cui, sai, se tu devi fare un bullone, lo devi riprodurre industrialmente, sarà sempre quello. Poi ci saranno le modifiche dopo 10 anni. Invece noi facciamo un mestiere dove oggi devi riuscire a fare quella cosa, se no poi diventa vecchio. Questo è il dramma. Ecco, invece, appunto, per chi vuole entrare, più che proprio nel mondo della comunicazione vera e propria, in questo tema, che è la mixed creativity, cosa consigli? Consiglio molto brevemente, quando parlavo di curiosità prima, continuo a parlare di curiosità adesso, cioè essere curiosi, ok, studiare, ok, formarsi, ok, seguire, cioè MID diventerà, io mi auguro, un modo di imparare, di studiare e di insegnare. Però in generale quello che deve fare uno che vuole fare l'autore, uno che vuole, il creativo, come dire, fa delle cose che non sono mai state fatte prima, come gli artisti, vede cose che gli altri non hanno ancora visto, gode di questo vantaggio, poi le deve realizzare. Per fare questo, però, per abituarsi a vedere le cose prima, uno deve costruirsi un atteggiamento mentale, un'attitude, può essere genetica, per l'amor di Dio, ma uno se la può anche costruire. È un percorso che significa avere anche molta varietà nelle cose. Cioè, io quando cito, adesso qui ho un po' di libri, io cito sempre il fatto che le mie letture, cioè questa è un'edizione di Grammatica della Fantasia di Rodari, è di anni molto in là, cioè questa cosa qui è del 1973. Cioè, io a 13 anni ho comprato questo libro e non sapevo che avrei fatto questo mestiere. Però questo era considerato il libro di un autore per bambini, ma era anche un saggio. Allora, se non avessi mai fatto questa cosa, che peraltro è ancora nel catalogo Einaudi, quindi, come dire, uno dei grandi classici, e va letto, che tu faccia l'impiegato di banca o che tu voglia fare lo scrittore, leggiti Grammatica della Fantasia. Così come tutta quella grande catena, penso a Queneau, che erano amici appunto di Rodari, di Calvino, cioè c'è tutto un mondo che parte dai surrealisti, che parte dall'inizio del secolo scorso e che ancora oggi è in pista. Pensate a Enzo Mari, cioè questo libro si intitola 25 modi per piantare un chiodo. Questo è il mestiere che facciamo noi, piantiamo dei chiodi in maniere diverse ogni volta, e ce ne saranno altri 100 di modi, ci cioè arriverà qualcuno e ne inventerà sicuramente uno nuovo. Tutto questo ovviamente si tira dietro che tu devi leggere, andare al cinema, leggere i fumetti, interessarti di qualunque forma di espressione, guardare quelli che scolpiscono in montagna i tronchi per farne un arco piuttosto che un bastone, e domandarsi: ma come fa a vedere dentro un tronco proprio quella roba lì? Perché la devi vedere prima entriamo nel mondo del progetto. Da questo punto di vista, l'altra cosa che dico è: leggete tanti saggi oltre a tanta fiction, cioè non leggete solo Il Signore degli Anelli, ma per esempio filosofi, qui c'è un libro di Morin, ma vi dico, leggeteveli tutti, leggete filosofia, imparate che cos'è la retorica, che da 2500 anni regola la maniera di stare al mondo.
citava Giancarlo Livraghi, mio grandissimo presidente, Livraghi Giornader, c'era un poster all'ingresso dell'agenzia che diceva ad Atene c'era un grande retore che quando parlava tutti dicevano ma come parla bene. Poi c'era Demostene che quando parlava tutti dicevano andiamo a casa e prendiamo le armi per andare a combattere contro Filippo. Ecco, noi siamo della scuola di Demostene, capito? Cioè, chi fa questo mestiere scrive, pensa, inventa cose che fanno fare, che fanno agire gli altri e questo è fondamentale. Dopodiché vale tutto, perché per dire, io consiglio questo libro, pochissimi l'hanno letto in Italia, è un libro di Cary Mullis, che è un premio Nobel per la fisica, così, che però, come vedete, è con un surf in California sulla spiaggia e racconta, un libro che si intitola Ballando nudi nel campo della mente, racconta come pensa un fisico, che è un creativo, perché un fisico si immagina una roba che non vede, non tocca, non sente e deve immaginarsela, poi va a fare le verifiche sperimentali. È un mestiere creativo anche la scienza. Piccolo dettaglio che molti dimenticano. Ovviamente dietro a tutta questa roba c'è anche la capacità di gestire le regole. Qui ti cito Simon Sinek, Il gioco infinito, che è un libro sulla teoria dei giochi, ma in chiave di management, e ha scritto cose importantissime. C'è anche la tecnica, c'è questo libro di Falcinelli che stranamente in Italia è uno dei libri più venduti, che parla di colore. Perché se non sappiamo usare i colori, come pensiamo di poter gestire l'immagine? E così si va avanti, cioè io leggo libri sui tennisti degli anni 50, dice, ma cosa ti servirà? Oggi non lo so, ma magari fra 10 anni mi servirà una frase di quel libro per fare una cosa che oggi non so che farei. È la vecchia teoria di Steve Jobs di Connecting the Dot, cioè tu non lo sai ancora quali puntini dovrai mettere insieme, quindi prendili tutti, tutto quello che ti capita. È la solita teoria del tutti i giorni facciamo la stessa strada per andare a lavorare, tutti quelli che fanno lo stesso lavoro nello stesso posto. Io che ho lavorato in agenzia per 25 anni, tutte le mattine quando arrivavo a un certo punto dicevo questa strada a sinistra non l'ho mai fatta, la prendevo, arrivavo in ritardo di un quarto d'ora, mi facevano il culo perché ero in ritardo, io dicevo un giorno io guadagnerò molto più di te che mi stai facendo il culo perché oggi sono arrivato un quarto d'ora in ritardo e ho visto una vetrina di un negozio che chissà a che cosa mi potrà servire? Ho un albero che non avevo mai visto che sta proprio in quel punto. Allora, è chiaro che diventa una guerra contro, diciamo, c'è cioè il tecnicismo, il delirio è quello della tecno-performance di scuola americana, no? Dove tutto è scientifico, tutto è programmato, gli uffici, in quell'ufficio fanno quella cosa lì. Noi che siamo latini abbiamo un altro modo di approcciare. Noi guardiamo tutto quello che c'è intorno e lo mettiamo insieme. È per questo che noi siamo latini e loro no.